Questo fine settimana ci sarà il Gran Premio d'Austria a Spielberg e vedendolo da fuori può sembrare un circuito più favorevole a Red Bull che a Ferrari. È una pista con tanti rettilinei, ci sono solamente 10 curve e addirittura 3 zone di DRS consecutive. Sicuramente Red Bull andrà molto forte nel suo circuito di casa, ma anche Ferrari potrà dirla sua, essendo un circuito stop and go con tante ripartenze dove le doti di trazione e frenata sono fondamentali per andare forte. E dove non conta solamente la velocità di punta, ma anzi, conta molto di più la trazione. I team andranno con assetti medio-basso carico e vedremo chi riuscirà a averla meglio. Sicuramente Ferrari è chiamata al riscatto con Leclerc dopo la delusione di Silverstone dal suo lato del box. Vi faccio ora una previsione: secondo me Leclerc e Verstappen si giocheranno la vittoria fino all'ultimo. E attenzione che potrebbe anche esserci una ruotata, come successe nel 2019 tra l'olandese e il monegasco. Fatemi sapere nei commenti chi è favorito tra Ferrari e Red Bull per vincere in Austria. Vi ricordo come sempre di lasciare un like per supportare la serie La Formula 1 che nessuno vi racconta. Esce un video ogni 2 giorni dove parliamo di un argomento di Formula 1. Non siete ancora iscritti al canale? Che aspettate? Iscrivetevi ora in questo momento per supportare questo progetto, è fondamentale per continuare con nuovi video e anche di diverso genere. Ma ora iniziamo subito con questo video analisi sulla prossima gara in Austria a Spielberg. Echoed through the ages, Formula One's past shapes its future. Forged in a fight for superiority and supremacy. In Austria sarà fondamentale non solo la velocità di punta, ma anzi ancora di più la capacità di frenare forte e ripartire prima, avere una buona trazione e quindi evitare il pattinamento in uscita di curva. I team andranno con assetti di medio-basso carico e Red Bull potrà andare più forte nel primo settore e parte del secondo settore, ma attenzione che nel terzo settore Ferrari è favorita. Siccome sarà un weekend con la sprint race, i team avranno a disposizione solamente 12 treni gomme al posto che 13, 6 soft, 4 medie e 2 hard e Pirelli torna alle gomme standard, diciamo, quindi C3, C4, C5, i compound più morbidi. Ma attenzione che siamo nel weekend della sprint race e le qualifiche saranno già il venerdì alle 17, quindi il parco chiuso entrerà in vigore già dopo le FP1. Proprio per questo i team non porteranno aggiornamenti importanti in Austria, perché appunto devono preparare setup e pensare a qualcos'altro rispetto agli aggiornamenti da portare. E insomma, già dalle FP1 vedremo i team dare il massimo e cercare di trovare il setup perfetto poi per la gara. Un'altra cosa molto importante da considerare è che è un circuito dove è facile bloccare l'anteriore e sappiamo che Silverstone era un circuito front limited, quindi dove era difficile trovare il feeling con l'anteriore, mentre Austria è un circuito rear limited. Come ha confermato anche lo stesso Mario Isola, è difficile trovare il feeling con il posteriore e sarà fondamentale avere una buona trazione senza far pattinare le gomme. Quindi attenzione al consumo delle gomme posteriori che potrebbe fare la differenza poi in gara. Un'altra cosa molto interessante da considerare è il fattore dell'aria rarefatta che c'è a Spielberg rispetto per esempio a Silverstone, ma anche in altre piste. Essendo un circuito situato in altura, il circuito di Spielberg presenta un'aria più rarefatta fatta che permette di meno di raffreddare i motori. Ovviamente in base anche alle temperature dell'aria vedremo un po' come sarà la situazione e se ci sarà troppo caldo, se troveranno degli escamotage per cercare di raffreddare il motore per tutti quei team che faranno fatica. Però possiamo dire sicuramente che Ferrari non ha questo problema dopo aver visto che a Silverstone hanno stretto ancora di più la zona del cofano motore, soprattutto nella parte degli scarichi. Questo vuol dire che il motore della F175 respira già abbastanza bene e non ha bisogno di ulteriori sfoghi di aria calda oltre alle feritoie che ha sulla zona del cofano motore per raffreddare dare appunto la power unit. Per quanto riguarda il confronto Ferrari-Red Bull, sicuramente in casa Red Bull, Hamilton Kings, l'opera di dimagrimento della RB18 ha aiutato tanto finora e aiuterà tanto anche a Spielberg, perché avere sempre una macchina più leggera ti aiuta nei cambi di direzione e anche in frenata. E si può giocare anche un po' di più sul setup caricandolo di più all'anteriore e in più vedremo anche una nota tecnica che va nella direzione di Red Bull. Mentre dall'altra parte Ferrari ha comunque il vantaggio che è molto forte in trazione e anche in frenata. In trazione è molto forte perché ha molto carico al posteriore. Infatti nonostante hanno un'ala posteriore molto carica, hanno migliorato via via nel corso delle gare anche l'efficienza aerodinamica dell'ala posteriore, avendo sempre meno drag, anche se in Austria, essendoci un rettilineo piuttosto breve, non conterà tanto quello. Attenzione ad Alpine e Alfa Tauri che possono fare la differenza nel circuito austriaco, soprattutto Alpine che fino ad ora ha dimostrato di avere un buon potenziale, essere la quarta forza nel mondiale. Quindi tra Ferrari e Red Bull se la giocheranno alla pari probabilmente in Austria, ma attenzione che c'è un fattore che va sempre più a favore di Red Bull. Infatti in queste ultime gare, dopo anche la normativa TD 3922, sembrerebbe che i team dovrebbero alzare il fondo della macchina per avere appunto un'altezza richiesta per non generare porpoising. Ma attenzione che Red Bull sta sfruttando una zona grigia del regolamento per cercare di sfruttare l'effetto rake, quindi abbassando la zona anteriore alla macchina e alzando la zona posteriore, rendendo la macchina effettivamente puntata sull'anteriore. In questo modo l'altezza da terra della macchina rispetterebbe la norma vigente e quindi sarebbe abbastanza alta nella zona posteriore e non darebbe nessun problema dal punto di vista normativo.
attivo. Infatti nella zona dell'abitacolo il limite di 2 mm di flessione massima con il porpoising decade e quindi non c'è questo vincolo. In questo modo Red Bull sta giocando sull'effetto rake per avere una macchina sempre più puntata all'anteriore, abbassandola alla posteriore, quindi avendo gli estrattori più vicini alla zona dei flussi, anche il diffusore è più basso rispetto allo standard, ma invece il fondo nella parte posteriore è più alto. In questo modo l'altezza a terra è rispettata, ma al tempo stesso si può generare più carico nella parte posteriore, anche perché l'ala anteriore è più vicina all'asfalto con l'effetto rake e quindi si genera un volume dell'estrattore maggiorato, fattore che aumenta la spinta verticale e quindi anche il carico aerodinamico. E la deformazione del fondo in casa Red Bull raggiungerebbe addirittura i 6 mm di escursione, quindi genera un effetto damper. Ferrari sta studiando l'effetto rake di Red Bull per portarlo più avanti sull'F175, ma sicuramente il team di Milton Keynes è molto più avanti e lo sta già sperimentando in pista e lo sta migliorando pista per pista. E anche per questo Red Bull non si è opposta alla direttiva tecnica TD3922, perché comunque d'altro canto ha questa soluzione qua dell'effetto rake che non gli cambia tanto i setup che possono utilizzare in pista, andando a aspettare il limite massimo di flessione del fondo e l'altezza da terra minima nella parte posteriore della macchina. Le statistiche vanno più a favore di Red Bull, vedendo Verstappen che è il pilota più vincente a Spielberg, avendo vinto 4 edizioni nel 2018, 2019 e nel 2021 entrambe le gare, quindi il GP di Stiria e il GP d'Austria, mentre l'ultima vittoria di Ferrari in Austria risale addirittura al 2003 con la vittoria di Schumacher. E in totale Ferrari ha conquistato durante la sua storia solamente 5 vittorie in Austria: nel 1964, 1970, nel 1999, 2002 e 2003. Fatemi sapere nei commenti chi è favorito tra Ferrari e Red Bull per vincere in Austria e cosa ne pensate anche dell'effetto rake di Red Bull. Vi ricordo come sempre di lasciare un like per supportare la serie La Formula 1 che nessuno vi racconta. Esce un video ogni 2 giorni dove parliamo di un argomento di Formula 1. Vi ricordo anche di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video. Qui da Rastre è tutto, ci vediamo al prossimo video.